Fantesele, ancora Nora, si allarga Duarte, cerca di fare gioco, poi torna indietro Del Sito, ancora Jonas per Duarte, di fronte a lui Nuno, c'è anche Machado, Machado e Nuno davanti a, alla difesa della, della Lazio, ancora Nora fa girare il pallone con Duarte, Jonas intanto cerca di muoversi, Del Sito lo scambio, guardate, giocata però è un pochino troppo lunga, palla che se ne va sul fondo, però ci sembra che la marca stia gestendo con, anche con parecchia tranquillità. Sì, qui giustamente se tu vai a pressare e non c'è una buona organizzazione, l'1-2 è il gioco più semplice. In questo caso Del Sito si è allungato un po' troppo il pallone, però troppo facilmente la squadra difende in linea e rischia tanto. Feller non riesce a contrastare, a tenere il pallone. Danieli, guardate che giocata, un colpo di tacco, la palla che se va sul fondo. E questa è stata una gran giocata perché Fornali ha aspettato l'arrivo di Danieli, poi col tacco Danieli, ma ancora una volta Feller con la il prontezza piede. Di Feller. Sì, guarda, da un metro alla sua età è riuscito a fare una correzione, una deviazione in angolo da un metro. Che grande portiere. Ancora Lazio, Fornari, il tiro, la ribattuta da parte di Duarte, riparte Jonas in velocità, Del Sito. C'è lui e Nora, palla indietro a Duarte, ricomincia ragionando la marca. Jonas Duarte, Jonas adesso in posizione generale, una giocata con veloce con il suo destro, ancora Nora per Del Sito. Jonas fa passare la palla per Duarte, attenzione, se ne va tutto solo Duarte. La palla per Nora, guardate che giocata da parte della marca, attenzione, Del Sito prova ad andare al tiro, però è Machado brava a contrastare il giocatore della marca. Feller ancora, il rilancio lungo per Jonas, il colpo di petto, però la palla è sul fondo. Lo strapotere fisico di Duarte sulla fascia ancora una volta ha fatto la differenza, è andato via di prepotenza, ha rubato 3 metri, ha servito la parte opposta a Nora che era un po' troppo arretrato, altrimenti sarebbe stato facilmente il quinto gol per la marca. 4-0 quando siamo a 11 minuti dal termine del secondo tempo, l'inquadratura su Tiago Polido, il nuovo tecnico della marca, subentrato a Diaz. Jonas per Duarte, miglior giocatore in campo fino a questo momento, ma direi anche Willem mi è piaciuto molto. Ha giocato molto bene anche Willem, ma Duarte è stato devastante oggi, penso che veramente ha fatto la differenza. Rone di Del Sito, riparte Fantasele, ancora il passaggio, guardate Feller che è uscita e ci mette il piede Nora a levare il pericolo per la marca, l'inquadratura giusta su Feller, guardate. Bravo, ancora una volta molto bravo, qua si è allungato. Sembrava una palla che sarebbe arrivata. Pronto Danieli a metterla dentro, invece lui come un gatto ha dato l'ultimo colpo proprio. Guardatura su Nuno, il, diciamo così, il fantasista di questa squadra di Daniele D'Orto, ma guardate Del Sito, ancora per Duarte, si ricompone la difesa della Lazio, ancora Duarte, prova ad andare al tiro, perde il tempo, esce la Lazio ma recupera ancora Nora. Si è fatto male intanto il giocatore della marca. Duarte è rimasto a terra. Vediamo, ha fintato, poi secondo me ha perso un po' il tempo e gli ha toccato. Il colpo l'ha preso. Sì, gli ha toccato il piede d'appoggio nel momento in cui andava a calciare col sinistro, per cui è caduto con tutto il peso del corpo sulla caviglia destra. Partita, come abbiamo detto, molto dura, quindi quadratura su Feller, da parte di Roberto Valdata. Qui c'è Bagaro in primo piano con Ippoliti, in mezzo a loro c'è Machado, il giovane Machado. Re Duarte si... ci fa rivedere dall'altra angolazione il fallo netto, c'è stato il fallo. Sì, c'era fallo perché l'ha colpito sul piede d'appoggio. Avete visto le indicazioni da parte di Chico, dell'esperienza dei 36 anni del capitano della Lazio per il giovane Fantesele, André Fantesele. Palla che viene riconsegnata con gli applausi del pubblico da parte della Lazio alla marca, molto sportivamente dobbiamo dire. Il lancio di Feller per Jonas, attenzione, possibilità di Jonas, grande conclusione e la risposta di Chico. Impressionante come si è coordinato, ha messo giù il pallone col petto e guardate con che velocità ha calciato, impressionante. Ha rubato il tempo, Chico ha fatto un autentico miracolo. Che bella cosa che ci ha fatto rivedere Roberto Valdata. Quel lancio splendido di Feller, l'altra splendida giocata da parte di Jonas e la risposta da parte di Chico. Ancora Willem
passaggio per Bertoni, attenzione, Willem è ancora, Chico, calcio d'angolo. Entrano troppo facile la difesa della Lazio, c'è qualcosa da rivedere in questa difesa perché è troppo facile l'ingresso dei giocatori della marca. Alla calciata indietro per Feller che funge adesso veramente da ultimo uomo. Guardate Belsito, cerca di andarsene, se ne va tutto solo, prova ad andarsene, ma beh, bravo Chico, ma ancora Belsito, il tiro e c'è la rete del 5-0, macchiazione di Belsito, strepitosa, strepitosa, ancora una volta ha fintato un giocatore della sua stazza, riesce a liberarsi in un fazzoletto fintando di andare da una parte e andare dall'altra, poi ancora qui col rientra, Chico prende il pallone, secondo me non c'è mai il possesso da parte di Chico e lui estremamente poi la mette in rete. Dove mette di sinistro con due uomini sulla linea di porta, riesce poi a indirizzarlo, molto bravo, mai possesso da parte di Chico, per cui fa bene l'arbitro a lasciar continuare. E dunque 5-0 quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti del match, una marca che non vuole lasciare spazio alla Lazio e continua a premere, ad attaccare, la risposta da parte di Fornari, la parata di Feller. Ancora una volta qui bene, molto bene Fornari che si libera, calcia di sinistro incrociando basso e Feller ancora una volta riesce a chiudere. Guardate con che rapidità riesce a chiudere, veramente oggi Feller imbattibile. Aggiungiamo il migliore in campo, avevo messo ovviamente Duarte, avevo messo Willem, ma io aggiungerei anche Feller perché veramente alla sua età grandissimi interventi. Il rilancio da parte di Pablo Esteban Belsito, argentino, nazionale argentino, colui che ha segnato questo grande quinto gol per la marca. Come è stato, a parte l'esecuzione del gol, è stata bellissima l'azione, perché lui è la seconda volta che fintando riesce a liberarsi e la difesa della Lazio marcando molto alta lascia degli spazi incredibili alle sue spalle. Lazio che va alla rimessa con Jasson, ancora Jasson, lo scambio con uno, attenzione il pressing ancora di Bertoni, il rilancio di Jasson, c'è la giocata da parte di ancora Nuno, giocata da parte di Fornari, ancora Jasson, spalla alla porta, di fronte a lui c'è proprio Belsito, due giocatori, palla che viene controllata bene dal giocatore argentino, guarda però Jasson il tocco, il fallo laterale. Sì, qui è poi esagerato Belsito, ha cercato il passaggio impossibile su Jonas, c'era l'opportunità di servire Bertoni, ancora il tocco in fallo laterale. 8:39 al termine di questo secondo tempo, parziale pesantissimo, la marca è avanti sulla Lazio, 5-0, tre reti nel primo tempo, due nella ripresa, non c'è stata una grande reazione da parte della Lazio che ha continuato a commettere gli stessi errori del primo tempo, anzi adesso il tecnico Daniele Dorto sta provando anche qualche giovane per far fare anche un po' di esperienza. Jonas intanto, ancora il tiro da parte di Willem, guardate, Bertoni non riesce a arrivare nella deviazione. Grandissima ancora azione di Jonas, Willem non tira ma serve Bertoni sul secondo palo. Anzi, che arriva ma non prende che la non palla. Riesce nella correzione di sinistro, ma ancora una grande azione. Forse è arrivato un pochino scordinato su quella palla. È arrivato troppo avanti, doveva essere un po' più dietro, ma lui Willem lo cerca proprio e non riesce a trovarlo. Comunque una marca che gioca bene, che sicuramente c'è un'altra delle... una formazione che sarà veramente un osso duro per tutte le altre, ma ricordiamo che siamo una marca, cioè comunque la Lazio al di là di questa partita ha un organico molto interessante, c'è il Montesilvano, ce ne sono tante di formazioni veramente che potranno far vedere un buon gioco durante la stagione. Massimo, sì, qua non voleva fallo dopo, uno sta chiamando il fallo per l'arbitro, vediamo se lo concederà. Uno giocatore esperto, guida un po' anche gli arbitri, tra virgolette. Bacaro, sempre un raddoppio sul giocatore ex Boomerang. Ancora Bacaro, spalla alla porta, deve partire di nuovo indietro da Danieli. Per Fornari, anche lui spalla alla porta, cerca la grande giocata, il passaggio per Danieli che riesce a raggiungerlo, un pochino troppo lunga la palla. Ancora Danieli, su di lui c'è Willem. Bacaro un pochino più indietro, riceve la palla adesso, Nuno per Fornari, tanto si è allargato Bacaro, palla che torna a Feller, va a terra Fornari, però non c'è fallo. Willem ancora per Danieli, riparte però Nuno, attenzione Lazio che prova ad attaccare, il passaggio, guardate per Fornari, il fallo da parte di
di Feller, secondo me c'è, adesso lo andremo a rivedere. Sì, perché secondo me prende prima le gambe e poi il pallone, cioè lo fa saltare prima e c'è poi l'ammonizione. Pure l'ammonizione di Feller. Vediamo un po'. No, assolutamente. Assolutamente no. Assolutamente. Dalla nostra postazione sembrava il fallo ci fosse, invece lui prende prima invece la palla no, nettamente con la mano e poi dopo vediamo meglio, però mi sembra proprio che non ci sia. No, assolutamente. Assolutamente no, il fallo non c'era. Feller era ancora una volta uscito bene e c'è la possibilità per la Lazio di accorciare almeno dal punto di vista del punteggio nel risultato pesante, nel parziale pesante che sta subendo. E Baccaro, anzi Nuno, la scelta di Nuno, l'ex giocatore della Luparense, il tiro e la parata di Feller. Molto bravo. Neanche in questo caso però riesce a sfruttare la Lazio. Sì, diciamo che qui un po' di giustizia c'è stata perché il calcio di rigore non c'era assolutamente, calciato malissimo da Nuno. Feller intuisce a metà altezza, non deve fare neanche tanto, il pallone gli finisce addosso. Rimessa adesso angolo, vedete Ippoli adesso gioca al portiere di movimento, la Lazio ovviamente per dare un po' più di pressione alla marca, anche se mancano 6 minuti abbondanti al termine del match. Eccolo qui Ippoliti. Nuno rischia qualcosa la Lazio, ma d'altronde ha poco da perdere. Attenzione il tiro da lunga distanza da parte di Vinem con la porta scoperta della Lazio, non riesce a inquadrare la porta, però deve fare attenzione perché giocando in quella posizione Ippoliti non può tornare nella propria metà campo e secondo me sarebbe più utile giocare in una posizione più avanzata per non rischiare psicologicamente di portare indietro il pallone. Pressa molto. Attenzione, sta rischiando moltissimo Lazio. Danieli, Jonas, Nuno. Nuno che perde questo pallone. Attenzione, ancora Nuno però lo recupera. Palla che se ne va sul fondo con la Lazio che va a recuperare, però torna Chico in porta. Ippoliti esce. 6-20 al termine di questo match con la marca davanti 5-0, 3 reti nel primo tempo, 2 nella ripresa con Bertoni e Belsito. Insomma 5-0, portiere in movimento molto difficile. Attenzione Jonas per Bertoni, il tiro alla rete. Lazio che veramente va KO con questo secondo gol da parte di Bertoni. Bravo buono l'assist da parte di Jonas. Proprio Jonas, secondo tempo devastante, ha fatto una grandissima partita. Ancora una volta qui palla lunga, sempre stesso schema, sorpreso il difensore della Lazio, lui stop, palla d'esterno per la corrente Bertoni che scaramente in rete. Insiste adesso il portiere in movimento, rischia di prendere un'angoleata ancora più pesante la Lazio. E comunque secondo il mio punto di vista meglio per la Lazio subire una sconfitta magari pesante oggi all'inizio della stagione per rivedere un po' la situazione, visto che la squadra c'è. No, una giornata no, una giornata no che servirà a far riflettere la squadra di Daniele D'Orto. Sì, mi sorprende francamente vedere in campo giocatori come Ippoliti, adesso è uscito Ippoliti è dentro, scusa, Ippoliti e Danieli che sono ammoniti. Cioè rischiano sabato la prossima partita contro il Cagliari, rischia di giocare con dei squalificati. La partita 6-0 io credo francamente sia andata. Ancora risultati parziali, la Luparense sta vincendo, è finita 3-1 con il Cagliari e anche l'Acqua e Sapone è sul 3-2 in casa del Napoli. Questi sono i parziali degli anticipi della terza giornata di Serie A. Ippoliti ancora portiere in movimento per la squadra di D'Orto. Baccaro, Ippoliti, pressing da parte di Jonas, attenzione su Ippoliti. Ippoliti deve fare un difficile movimento, si arrabbia la panchina della marca. Non so se ha fischiato il fatto che Ippoliti è tornato proprio metà campo, penso di sì. Se ne è accorto un po' troppo tardi l'arbitro probabilmente. E dunque si ripartirà con questa punizione con Willem pronto a battere con
Sì, qui l'errore è stato che, se non sbaglio, ha centrato proprio Ippoliti, perché se lui non avesse toccato il pallone probabilmente sarebbe stato valido il suo rientro, perché era la prima volta. Attenzione all'errore da parte di Willem e Fornari, che fa ripartire la Lazio. L'uno Danieli, Jonas è intanto l'ultimo uomo in avanti per la marca. Danieli cerca un compagno, lo trova con Ippoliti, ancora portiere di movimento, rientrato in campo per la Lazio. Attenzione, non c'è nessuno da parte non di si muove, sì, dalla parte di Danieli non c'è nessuno. Nuno ancora per Ippoliti, eccolo qui Danieli. Adesso c'è andato Fornari, tocco di Nora per Bacaro, che controlla la palla uscire, va a rimettere proprio il giocatore ex boomerang in Roma di Madrid. Molto statico il gioco della Lazio, il pallone... difficile trovare soluzioni, no, ma maniera. Il pallone tra l'altro viaggia lentamente, la difesa adatta subito la situazione, palla alta, difficile. Non lo può solamente guardare quel pallone, controlla Feller, la palla se ne va sul fondo. 6-0 per la marca sulla Lazio, parziale 3-0 nel primo tempo, 3-0 nel secondo. Ancora Jonas, Fornari non riesce a controllare Jonas, la palla che se ne va sul fondo con Fornari, la rimessa per Danieli. Vediamo se la Lazio riuscirà a segnare almeno la rete della bandiera, ricordandovi che ha sprecato un rigore con Nuno su un fallo che probabilmente non c'era sull'intervento da parte di Feller. Grande cattiveria agonistica da parte della marca, che non concede assolutamente nulla, non permette la giocata per far scendere il eccolo portiere. Eccolo lì, Tiago Pulito. Aggredisce la Lazio e gli ruba il pallone quasi sistematicamente. Ancora Nora, Jonas, il pressing della Lazio. Willem, guardate come fa girare palla la marca. Intanto c'è il fallo proprio su Willem. Stava accelerando la marca in quel momento, poi c'è stato l'intervento e il fallo fischiato immediatamente dal... Eccolo qua, Willem che va a parlare con Fornari. Ma sai, mi sorprende la cosa più importante, anche se è sciocco dirla adesso, ha 3 dei 4 ammoniti in campo la Lazio, un rischio enorme, una partita sul 6-0 che ormai è praticamente andata, non vedo quale sia il vantaggio di far giocare i giocatori già ammoniti, con rischio magari, certo, con nervosismo di prendere un'espulsione. Willem ancora lui, il tiro, il diagonale però se ne va sul fondo, controllato da Bacaro. Ecco Willem, il capitano Fernando Willem, nato a Buenos Aires, 28 anni, lui ha vinto campionato e Coppa con l'Arzignano. Ancora Fornari in diagonale per Danieli, palla decisamente lunga sul fondo. Mentre Lazio, che adesso non trova neanche le forze di una reazione. I giocatori non si arrabbiano neanche più in campo. Ma per fortuna, perché tanto ormai la partita... Nessuna convenienza ovviamente. La partita è andata, sotto questo punto di vista perlomeno non peggiorano la situazione dal punto di vista disciplinare. Eccolo qui, Ippoliti, portiere di movimento, il rilancio di Ippoliti per Fornari, lo stop con il sinistro, cerca di andarsene, però ci mette il piede Duarte, bravo a recuperare Jonas per Feller. Attenzione, il passaggio di Feller per Willem. Danieli bravo a recuperare questo pallone, proverà adesso ad andare al tiro, vediamo, lo fa, ma c'è Jonas ancora in deviazione, fallo laterale. Molto bravo Danieli in questo anticipo, però come al solito c'è subito l'aiuto del compagno dopo l'errore di Jonas, che dà una mano, di Willem, che dà una mano. Ancora Bacaro, prova il tiro, guardate che risposta da parte di Feller. E qui Duarte si era un po' addormentato, si aspettava il passaggio di ritorno al portiere, è stato bravo Bacaro con la suola a portare la palla sul sinistro, ha calciato, ha trovato lo spazio e ancora una volta ha trovato Feller. Ancora Lazio, Nuno, palla sul fondo di pochissimo, Feller al rinvio, attenzione alla ricerca di Jonas, blocca questo pallone, cerca di liberarsi e lo fa di 2 giocatori, una grande giocata su Nuno, palla però un pochino troppo lunga, controlla Fornari. Esce Ippoliti e lui che andrà al passaggio per Fornari. Attenzione, Fornari, Bacaro. Per attenzione, guardate, Duarte, il tiro questa volta non è generoso. Prova lui la conclusione, si scusa con Willem, palla che se ne va sul fondo. E qui c'è stato l'intercetto di Duarte perché Bacaro aveva servito Ippoliti. Ippoliti non poteva ricevere il pallone nella propria metà campo, ha dovuto aspettare che il pallone passasse. È arrivato
Duarte l'ha sorpreso in anticipo, poi veramente. Attenzione, un fallo su Willem, il tiro da lunga distanza da parte di Fornari, palla che se ne va sul fondo, ma probabilmente c'era stato un fallo su Willem e sul capitano. Comunque adesso la partita è un po' aperta, la marca ha mollato, la Lazio trova più spazi. Colpo di testa e c'è la Lazio che riparte nuovamente. Bacaro servito da Nuno, brava ancora Duarte a controllare, palla che se ne va sul fondo con Feller alla rimessa, inquadratura su Duarte. Colpo di tacco di Bertoni, guardate che giocata per Nora, attenzione il colpo di tacco, il tiro di Bertoni, grande giocata, la risposta di Ippoliti, ma ancora il tiro di Jonas, palla il diagonale, se ne va sul fondo. Spettacolo, veramente grande spettacolo, la gente applaude qui al palazzetto, al Palamazzalovo, gran divertimento. Ippoliti si è girato, non è il suo ruolo il portiere, è riuscito a respingere il tiro di Bertoni, ma poi l'azione era fantastica. Ancora Jonas, però c'è stato un fischio arbitrale, stiamo entrando intanto negli ultimi due minuti. Dura su Jonas di spalle, poi ritorna in panchina e Chico in porta con la marca in avanti, ancora a spingere. Attenzione, c'è Duarte che è rimasto intanto a terra, non so se forse ancora la caviglia di prima che gli dava fastidio. E diciamo che zoppica un pochino Duarte. Beh, potrebbe cambiare comunque volendo, volendo. Ancora Bertoni, Duarte, ancora per la finta di Nora, Bertoni, ancora Nora, Jonas, attenzione per Bertoni, grande giocata da parte della marca, riesce a gestire questi palloni con prontezza e velocità, ancora Bertoni, guardate, palla di prima, molto bene la marca di Tiago Pulido, ancora per Duarte, Nora, Bertoni, però c'è l'errore, ancora però Duarte, Jonas, Duarte, Bertoni vicino a lui, va a ricevere palla in questo momento, sentite gli olè del pubblico, Nora per Duarte, ancora Jonas, giocata di Jonas, se ne va uno contro uno, attenzione, se ne va a terra il giocatore della marca. E comunque secondo me oggi contro questa marca non ce n'era per nessuno, non l'ho mai vista giocare così bene, con questa intensità, contro una buonissima squadra come quella della Lazio, oggi ha fatto una brutta figura, sembrata in una squadra inesistente, ma non è così, credetemi, in realtà assolutamente. È un'ottima squadra e la marca che ha fatto una grandissima partita oggi. Duarte per Bertoni, ancora Nora, rilancio da parte di Nora, colpo di testa da parte di Chico, palla in fallo laterale, vedete il punteggio 6-0 per la marca sulla Lazio quando manca 1:21 al termine del match. Qui è stato bravo Chico a leggere le intenzioni e anticipare, ha anticipato di testa. Ricordiamo che la marca non ha in campo Patias, uno dei nuovi acquisti interessanti, un pivot molto forte che arriva da Montesilvano. Sappiamo quanto è prezioso questo innesto per la formazione di Tiago Pulido. Ma oggi non si è visto né l'assenza di Patias né l'assenza di Coco per infortunio. Questa è una squadra completa, eccezionale, se giocasse sempre così sarebbe quasi imbattibile. Ancora applausi del pubblico per la marca, stiamo entrando nell'ultimo minuto del match. Nora, il lancio per Bertoni, attenzione Bertoni, uno contro uno con Danieli, va a terra Bertoni e c'è il fallo per la marca in avanti. Ecco il lancio di Nora. E per questo vi dico, non dovrebbero giocare gli ammoniti, perché qui rischi che magari un arbitro ti fischia un'ammonizione e vai fuori e non giochi neanche la prossima. Con la Lazio, con Nuno, passaggio dietro per Chico, rilancio, troppo lungo per Bacaro, controllano i difensori, controlla Feller, palla che se ne va sul fondo, 36 secondi al termine del match di questa terza giornata, questo anticipo della terza giornata in diretta su Rai Sport, big match nel massimo campionato. Ancora Nora, guardate il tiro, la risposta di Chico, ancora l'intervento da parte di Bellomo, palla che se ne va sul fondo, ma marca ancora pericolosa. E qui è stato bravo anche Danieli a metterci una pezza, qui l'intervento in scivolata di Bellomo poteva essere fatale ancora una volta alla porta della Lazio. Duarte,
Ma la rimessa in, in gioco. Il tiro al volo da parte di Bertoni, la deviazione di Bellomo però se ne va fuori. E qui c'è stata la correzione, mi sembrava di Nora, non di Bellomo, ma comunque poteva essere fatale, poteva essere. Vediamo un attimo. Sì, era Nora. Ha tentato la deviazione. Il tiro di Bertoni non era pericoloso. Nuno, uno contro uno, ma Bellomo gli soffia il pallone, ma Nuno comunque lo controlla, fa ripartire. Vediamo, no, non fa ripartire. Siamo veramente allo scadere, mancano 5 secondi al termine. Chiude in avanti la Lazio. Un secondo al termine, ma la palla torna alla marca, che andrà a chiudere tra gli applausi. E così è, arriva la sirena. 6-0 per la marca sulla Lazio, parziale 3-0 nel primo, 3-0 nel secondo, e la marca si va a prendere questo match giocando veramente bene su una Lazio che insomma qualche perplessità a noi ce l'ha lasciata. Sì, no, ti dico la verità, la Lazio è da rivedere chiaramente, rinviato il giudizio sulla Lazio, perché è devastante questa marca è stata veramente a livelli eccezionali. Non ha potuto nulla la Lazio, diversa proprio l'intensità di gioco, la voglia, il carattere, tutto, anche la tecnica, la palla girava a 100 all'ora, non aveva alcuna possibilità la Lazio di uscire fuori da questa situazione, anzi forse nel primo tempo con 5 falli a carico in quei 12 minuti sarebbe stato più prudente mettersi dietro e rischiare il meno possibile, non l'ha fatta, è andata sul 3-0, a quel punto la marca è stata devastante e non ha potuto fare più nulla la squadra romana. Gli abbracci tra le due formazioni, ovviamente la Lazio dopo un momento di nervosismo. Noi adesso vediamo se riusciamo ad avere il tecnico della formazione della marca, visto che la marca ha giocato un match così importante. Lo vediamo inquadrato, e comunque la marca esce con una vittoria da questa terza giornata di anticipo. Sono stati diversi gli anticipi, ma nel big match